terrore, la paura del soprannaturale, vampiro alla ricerca di un tesoro che forse non esiste. Amo la glacialità della musica canale, il modo in cui non è capita, forse la cura da me. Che bello, che bello quando le fibre di stramato con l'amore della retorica hollywoodiana e il romanzo come spento dei meno 7 minuti della tua vita bruciati. Bruciati, 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 bruciati. È affascinante, affascinante il modo in cui la televisione abbia bisogno di grandi miti, super uomini eccezionali, come Don Fox si prestia da solo. Questo uomo, ironicamente, senza sputtanarsi, diventando miliardario, vorrei che lo chiassero gli specchi anziché io. Siamo ancora in una grande era, siamo liberi di ragionare, di non farci condizionare, di trascendere e di estremizzare. Mi piace tutto ciò che sento. Che la musica è migliore se c'è bisogno. Che l'amore non esiste se non c'è. Una decade di decadenza. Apprezziamo chi invecchia dignitosamente, consapevole della sua curva discendente. Velocissime comunicazioni, virtualissime clonazioni, ridi e scolti hanno avuto grandi intuizioni, troppi radicanti in televisione. Siamo come in una grande era, siamo liberi di ragionare, di non farci condizionare, di trascendere e estremizzare. Mi piace tutto ciò che sembra. Anche la musica è migliore se c'è. Godiamoci una decade di decadenza.